Beatriz, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha rilasciato una bell'intervista per Lorenzo Pugnaloni, esperto del programma e di gossip in generale. La ragazza, tra le tante cose, ha spiegato che effetto le fa oggi vedere il tronista Brando con la sua attuale scelta. Il trono di Brando è stato realmente molto lungo e anche un po' difficoltoso, sia per il ragazzo che soprattutto per quanto riguarda le ragazze. Sia Raffaella che Beatriz, infatti, continuavano a chiedere al tronista di scegliere il prima possibile, in quanto entrambe provavano qualcosa per lui e non sopportavano più l'idea di vederlo accanto ad un'altra ragazza. Tra l'altro, la scelta di Brando è avvenuta anche dopo una sorta di prima scelta andata male e quindi rimandata. Alla fine dei conti, il giovane tronista, che inizialmente sembrava fosse molto più preso da Beatriz, ha scelto Raffaella. Nel parlare con la prima, proprio quando le ha rivelato che non sarebbe stata la scelta, le aveva ricordato che lei era stata la prima ragazza che aveva notato, ma che al tempo stesso, poi i loro caratteri li hanno divisi. In ogni caso, Beatriz ha rilasciato un'intervista per Lorenzo Pugnaloni e ha parlato nuovamente del trono e della scelta. Beatriz rompe il silenzio dopo la scelta di Brando. Cosa provo quando lo vedo con Raffaella? Lorenzo le ha chiesto innanzitutto se si fosse mai aspettata di non essere la scelta e lei, con le sue parole, ha lasciato intendere che il tronista avrebbe fatto veramente tanto per lei, fino all'ultimo, come per esempio anche andare sotto casa sua. Molti gesti compiuti da Brando, dunque, sono stati per la giovane sicuramente importanti. Alla fine ha comunque ammesso di aver visto un allontanamento da parte del ragazzo almeno due puntate prima e che quindi sì, si sarebbe aspettata di non essere la sua scelta. In ogni caso, però, ha comunque dichiarato di essersi sentita presa in giro in un certo senso da lui. Questo soprattutto perché una volta tornati negli studi dopo Natale lui le aveva fatto una bellissima sorpresa e in quell'occasione pensava che lei fosse arrivata al suo cuore, ma lui aveva detto esplicitamente di non avere delle preferenze. Alla domanda, poi, se provasse qualcosa nel vedere Brando e Raffaella insieme, lei ha spiegato che qualche volta è inevitabile che li veda. Inoltre, spesso le appaiono sui social senza che lei volesse e che per questo scorre in avanti e cerca di non vederli. Ha spiegato, infine, che da un lato è stato meglio così in quanto quando ha scelto di partecipare al programma, sapeva bene che alla fine solo una sarebbe stata la scelta. Adesso, infatti, non vuole più pensare al passato e soprattutto dopo 7 mesi di percorso vuole pensare a se stessa. Non solo, ha anche ribadito che, per il momento, un possibile ritorno in trasmissione o sul trono, non è nei suoi pensieri.